Casalinga frustrata mod on. Ecco anche Nala si lamenta, mal di pancia, perché sono nata donna, perché, perché? Io e il mio ciuffo vi diamo il buongiorno, anche se buongiorno non è perché sono la bellezza delle 4 e mezza, quasi le 5, quindi faccio un mini vlog senza senso. Tanto carino però questo ciuffettino. Ho pulito già tutta casa, Riccardo sta per... No, vabbè, dovete... No, peccato, si è alzata. Dovete vedere come... Gentilmente, non sono una poltrona. Non sono una poltrona. E io. Scusa. Scusa, ti spiace scendere. Scusa. Sì, scendi. Giù. Insomma, un po' di rispetto perché ti danno di te. Dai. Scendi. Ma scendi. Finita la perlustrazione, puoi scendere adesso. Puoi scendere? Ci penso che anche... Scendi? Ah. Allora, vuoi ascoltare o no? Scendi! Oh, è mosso molto. No, vabbè, Nala, dopo questa... Si sente parlare da sola, capisce che c'è la videocamera e lei fa queste cose perché vuole apparire, vuole farvi ridere. Ma già che ci sei, non dare le spalle, no? Se vuoi far ridere, vuoi parlare con le tesorine, almeno girati. Guardate come si emoziona tutta, guardatela. Che emozione, che vergogna che ti do i baci in pubblico. Che vergogna. Che vergogna. Così. Allora, dicevo che io e Nala abbiamo già fatto le pulizie di casa perché lei mi aiuta e ho già pulito tutta la cucina, ho già passato l'aspirapolvere, ho lavato a terra, insomma abbiamo fatto i letti, abbiamo già fatto tutto in sintesi. Oh, papà. E prendere il gioco, guardate, dov'è il gioco? Il gioco, sì, è lì e me lo dai, dai che te lo tiro. Si è tutto slegato, tra l'altro voglio prendergliene poi uno nuovo, oppure Ricky è capace a fare il nodo come era prima, però si è proprio rotta una parte, quindi viene con piano che ti frusti il muso se fai così. Comunque gliene prenderò poi una nuova. Ogni tanto un giochino glielo prendiamo noi, anche se ne hai anche altri. Fai vedere, dov'è il gioco? Dov'è il gioco? No, non quello, lei mi dice, qua scema. Ma io dico l'altro. No. Me lo mette proprio in mano il gioco. Dov'è il gioco, Nala? Dov'è? Niente, sono fissata con questo. Comunque aspetto che arriva Ricky e poi ci prendiamo un bel caffè. Ok, io ho sciolto i capelli, altrimenti se arriva Ricky mi trova col pucio stile proprio casalinga disperata. È meglio slegare. Sì, è meglio. Tra l'altro mi sa che è arrivato perché ho sentito... No, questa è una bici che passa, però ho sentito il portoncino, quindi mi sa che è arrivato. Mi fa morire Nala quando sente che il papà sta per arrivare. Guardatela lì. Dov'è? Si pietrifica e inizia a guardare intorno con gli occhietti. Va bene, comunque dovrebbe arrivare a minuti. Infatti lei lo sente ogni volta che sta per arrivare. Non so se anche voi avete un cane, se capita anche a voi che vostro marito o vostra moglie, insomma i rispettivi fidanzati, compagni lo sentono. Comunque infatti è arrivato. Allora ragazze, mi devo esporre un piccolo pensiero.
Io canto dall'età di 6 anni più o meno, quindi insomma, scrivo anche articoli di musica, quindi voglio dire, no, un minimo. Ma è arrivato Ricky, no? E mi ha fatto scoprire una canzone. Mi ha fatto scoprire una canzone che non conoscevo. E io oggi ve ne voglio parlare. Restate con noi, è una canzone che riempie il cuore. È una canzone che rimanete con noi che vi faccio vedere di cosa si tratta. La 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 la, sto indicando con il dito. La 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 la, la schiaffeggio mentre ride. Sì, l'ho già lasciata incinta. Ai 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 ai. Parla parla parla. Allora, io non so se questo qua è famoso, se lo era prima. Neanche mi interessa, cioè Young Signorino. Che schifo è? Non lui, per carità di Dio, cioè non mi esprimo. Ma che non è canzone, questa non è musica, questi sono rutti? Rutti? Suoni? Vomito. Vomito? Sta vomitando della musica. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma la parte più bella è che non è neanche la peggiore. Cioè, ah, te l'ho sentito tutto. No, mi è capitato di, sfortunatamente per me, scoprire questa canzone. E successivamente ho cercato un attimino di capire. C'era un video che faceva in siciliano, ovviamente la mia terra, quindi l'ho ascoltato volentieri. Un padre e un figlio, che non mi ricordo come si chiami il canale, che faceva il figlio, faceva sentire le canzoni di questo emerito signorino al padre per commentarle insieme. Amore, perché no, questa la devo dire. Io è difficile che mi espongo direttamente perché vai, tutti i gusti sono gusti. Esponiti, amore! Zitta! E mi trovi d'accordo. Perché magari... Sì, dove... Ma molto preso. Ho ascoltato un paio di canzoni sempre nel video di questi due e davvero, ma perché? Ma soprattutto, come ha fatto a raggiungere 1 milione di visualizzazioni? Amore, se facciamo una canzone scorreggiata diventiamo famosi. Cioè, 1 milione, ragazzi. Perché? Poi ci lamentiamo che i giovani diventano... La faccio anch'io. Suca, 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 suca. Va a cagare. Vai, amore. Due milioni di visualizzazioni, cioè, questa roba, no? Cos'è, 1 milione? 1 milione di visualizzazioni. Ma io gliel'ho detto a lui. Lui era tutto sconvolto per il milione di visualizzazioni. Ma gliel'ho spiegato. Il discorso è che... Più come... fai cagate, più no, ti no, guardano. No, ma non è esatto. Cioè... Il discorso è questo, che lui è arrivato a casa, amore, guarda che canzone idiota che ho scoperto. E alla fine la guardi, la clicchi e alla fine fa ascolti. Io ve lo domando, ragazzi, per favore, vi prego, vi supplico, vi scongiuro. Ok. Chi guarda questo... questo video non lo vado a cercare. Vi no, prego, non cercatelo. Vi prego. Vi prego. L'ho già messa incinta, dice anche la ragazza. Sì, ragazzo, cioè sì, proprio... perché in un pezzo praticamente dice: non mi piace questa ragazza, mi piace la ragazza del tipo. Che, del tipo? Sì, non si sa di chi, come, quando e perché, ma non importa. C'ha il nome, è alfabeto UAAA. Cioè, ma dai, cacchio. Ma lasciamo. Penso è. Ma l'ho già messa incinta. Ai 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 ai. Cioè. No, vabbè, è un livello proprio. Che schifo. Vabbè, comunque, scusate questa. Poi magari a qualcuno di voi piace, non lo metto in ragazzi, dubbio. Sono gusti personali. Secondo me, una canzone del genere piace. Piacerà al 2% della popolazione. I click ci sono perché dicono tutti: guarda quanto è cretino questo. Perché uno che dice ai 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 ai, ai l'ho già messa incinta, non mi piacerà, tipa, non può essere tanto normale. Comunque, no, detto ciò, non vorrei sentire le altre, sono peggio. Guarda, adesso io mi... noi, anzi, noi ci prendiamo un bel caffè. Siamo in due, un guarda. Caffè, eh no, nel senso, non sapevo se lo volevi. Sì. Mentre scrivo un articolo, perché mi è venuta un'idea così fulminea, mio amore mi ha fatto rompere muta. In realtà volevamo il caffè, vi ricordate? Però ho optato per la spremuta e alla fine ho traviato anche lui. Spremutina.
nemmeno. Vedi che allora il suo intento funziona, no, perché ti è rimasto in testa. No, ma magari divento famoso come quel co. Smettila. Quel co. Mentre Riccardo si sta finendo di vedere, mi pare che si stia guardando Lucifer o una cosa del genere, Lucifer, su Netflix. Tanto gli mancano proprio 10 minuti, quindi io mi sono messa un po' qua sul letto a pancia in giù perché ho veramente dei dolori infiniti. E niente, stasera abbiamo deciso di fare un ordinino su Just Eat. Ovviamente alto là gli zuccheri, però ogni tanto qualcosina di salato me la concedo di un po' più, perché altrimenti mi sparo in fronte direttamente. E quindi però sono stata abbastanza brava, perché allora Ricky ha preso la calabrisella al mattone, mi è cambiato pizzeria questa volta, e che è tutta piccante con 'nduja, queste cose qua che io odio profondamente. Io il piccante proprio non lo tollero, io basta che ce n'è una puntina e prendo fuoco praticamente. E io invece ho preso la ricottella, sempre la pizza classica, perché qua hanno sia il mattone che l'altra, mi sfugge il nome, comunque quella spessa più piccolina, quindi la classica ricottella e ha ricotta, aspettate, il nome non me lo ricordo di preciso, comunque ricotta, pomodorino, zucchine, comunque ha le verdure sopra, dopo ve la faccio vedere. Comunque ho preso quella più sana, diciamo, che avevano. E poi c'era lo sconto del 30% se arrivavi a 20 euro, e quindi praticamente abbiamo preso anche le chiacchiere col prosciutto crudo, che praticamente non abbiamo pagato perché cioè praticamente ho avuto uno sconto di 8 euro, quindi come se non le avessimo pagate quasi, e la consegna è anche gratis qui. Le recensioni erano tutte buonissime. Magari per chi di voi è di Torino, se vi può magari incuriosire, la pizzeria si chiama Pizza da Matti e ha un logo di una pizza che fa la linguaccia. Adesso non riesco a farvelo vedere perché non me lo apre, non so perché non mi fa vedere il dettaglio dell'ordine, tipo ingredienti della pizza, queste cose qua. Dovrei fare un altro ordine per farvelo vedere. Comunque niente, attendiamo la pizza che dovrebbe arrivare per le 8:15, c'è scritto. Adesso guardo anche poi la mail, perché ti mandano anche la mail con Just Eat, è veramente un'innovazione questo Just Eat. E tra l'altro vi volevo segnalare poi anche, così mi fate un po' di compagnia visto che non sono molto in forma e sono di qua da sola nel mentre che finisce la puntata di Riccardo. Sto utilizzando tanto questa, non so se ve l'ho già detto, questa applicazione qua, con questo loghino qua, che si chiama Madlibs, dove fai praticamente i doppiaggi delle voci dei film più famosi, cartoni animati. Io mi sto divertendo un sacco con questa applicazione, poi mi tiene tanto compagnia quando magari sono da sola o magari ho fatto tutto quell'oretta tranquilla e mi tiene compagnia. E ve ne faccio vedere qualcuno, se sentite sparare il film di là non vi preoccupate. Vi faccio vedere ve ne faccio vedere una che ho fatto io, aspettate che la trovo, tipo questa qua che Ricky la sera quando gli faccio gli dico vuoi vedere il vlog, aspettate. Adesso ve la faccio vedere, la voce è tutta mia. Guardate. Dai, sei sempre il solito. Amore, amore, guarda il nuovo vlog. Amore, amore, guarda. Ci sono. Guarda. Ci sono. Bello, Amore. Dai, sei sempre il solito. Amore, amore, guarda il nuovo vlog. Questo è uno. Oppure c'è anche altri carini.
Beh, io essendo appassionata di, come Ricky di The Walking Dead, ho fatto il doppiaggio di, come si chiama? Di Rick di The Walking Dead. Comunque ve lo faccio vedere. E ho detto proprio le stesse parole che dice lui nel film. Ma niente potrà cancellare questo niente. Siete già tutti morti. La voce è la mia, però tu puoi mettere l'effetto che sembri, puoi scegliere ragazzino, uomo, donna, insomma, puoi cambiare anche un po' la voce, però sono sempre io. Questo l'ho fatto con Federico, guardate. Oggi non mangi il sushi. Cosa? Stai scherzando? Io voglio ora il mio sushi. È chiaro? Io amo! In questo ci siamo divertiti tantissimo. Comunque, se vi va di seguirmi anche su questa applicazione troppo divertente, mi trovate come Robertina YouTube tutto attaccato. Il nome è questo qua, Robertina YouTube. Così, insomma, posso divertirmi io a vedere i vostri doppiaggi e voi a vedere i miei, quindi è carino. E niente, io mi abbraccio la mia Minnie. In attesa della pizza e in attesa che Ricky finisca la puntata, così ci accoccoliamo un po', perché quando non sto bene ho voglia di coccole. È già arrivata la pizza! Secondo piano. Mazza, ma sono stati velocissimi! Dove ne consegna? Oh, madonna mia, così te l'ha detto! Abbiamo ordinato. Ho ordinato alle 8, no, scherzavo, le 7:30 passate, sono le 19:58. E sono anche in anticipo perché ho segnato 8:15. Boh, speriamo in bene. Nala, vieni! Nala! Andiamo a vedere queste pizze come sono. Quindi sono sane e salve le pizze. Cosa ci ha messo qua? Allora, qua ci sono le chiacchiere col crudo che vi dicevo, praticamente omaggio, e qua c'è le due pizze. Però devo dire che abbiamo dato un assaggino a queste chiacchiere, sono veramente buone, quindi per il momento mi sento di consigliarvi questa pizzeria, stavo dicendo questa pizza. E vediamo un attimo le pizze che aspetto hanno. Sì, dai. Occhio che bella! Carina! Pomodorini, zucchine e mozzarella. Quindi l'ho presa bianca alla fine. Forse un po' scarica. Sì, potevano entrambe caricarle un po' di più, però l'importante è che siano buone. Buon appetito! Allora ragazze, Riccardo già è andato a Nina, che era distrutto. Io mi metto ad editare ancora questo vlog, così domani riesco a caricarvelo. E poi vado a nanna anch'io. Mentre monto il video stavo guardando Angeli, una storia d'amore con Raul Bova e oddio, Vanessa Incontrada può essere? Non mi ricordo il cognome, comunque è un bellissimo film, l'avevo anche già visto. E sta tuonando molto forte fuori. Porca miseria, ha appena fatto un super tuono. Io vi saluto, ragazze. Ci vediamo domani.